Bentornati e bentrovati con Postunio 4, siamo nuovi in Genshin Impact, il gioco che è sempre sotto la bufera da parte della community perché il Traveler è debole adesso, quindi è il Traveler debole e il protagonista di un Castle Rail, è meglio allora andiamo tutti a giocare a Wuthering Wave perché è così, mi conoscete, non me ne può fregare di meno di queste cose, ognuno ha la propria opinione, io continuo a giocare a Genshin e nonostante abbiamo detto che comunque le prestazioni della console dei dispositivi dove per la maggior parte verrà oltre al di fuori della PlayStation 5 eccetera eccetera verranno comunque un pochino come si dice aggiornate rallentate una cosa del genere ecco insomma avevo detto semplicemente guardate che i dispositivi di quel tipo saranno caricheranno meno roba e semplicemente caricheranno meno roba, insomma, caricheranno meno roba per assicurarci almeno che funzioni il gioco. Come potete vedere dal mio ping, io pomeriggio non ci posso giocare. E sto registrando questo video adesso di pomeriggio, di domenica pomeriggio perché domani ho gli operai in casa e non potrò toccare la console per penso 2-3 giorni. Dipende se faranno i lavori prima da me e poi nelle altre stanze o viceversa. Insomma, però, parliamo, sì, hanno detto che questa cosa che, ok, cerchiamo di sistemare in maniera che il gioco faccia un upgrade ma funzioni alla stessa maniera, l'unica maniera per farlo è far dare sì che diciamo, chiaramente la CPU del sistema che stai usando, di quelle più vecchie, quindi la old gen oppure anche tipo alcuni firmware degli OS, iPhone, non mi ricordo quali. Permettere così di far funzionare considerabilmente bene il gioco senza riminare, anche perché se fossero stati altri tipi, secondo me altri tipi di sviluppatori avrebbero detto, avrebbero accettato il fattore che Sony gli dice chiudilo perché non ci interessa, ci interessa solo la next gen e invece non hanno detto no, non lo chiudiamo, anche perché sarebbe stata una bella pugnalata da parte di molte cose per molte cose però quindi funzionerà, se siamo fortunati ci saranno tanti problemi. Io ho questo problema di, a quanto pare, di frames, che in realtà è la connessione, ma credo sia perché semplicemente è pomeriggio. E tecnicamente ho solo il cellulare attaccato, quindi boh, non lo so. Dunque, questo video è più che altro per parlare di cosa mi aspetto da Natran e nelle prossime patch, considerando sono video, sì, è un video che non serve, che non vuole nessuno, sì. Video che farò lo stesso? Certo. Spero che il vostro Arlecchino sia meglio messo meglio della mia perché del mio perché veramente allora sto avendo assolutamente problemi nel ricevere gli in trovare gli artefatti da dargli specialmente del set nuovo. Sì, gli stanno dando tutti il gladiator perché tecnicamente va meglio ed è più facile da reperire in effetti. Devo tarare un attimo meglio il drop di quegli accessori. Su che altro, anche se droppano, ti droppano con statistiche che non ti servono. E la sua arma, finalmente sono riuscito a oggi a come dice, a raffinarla al massimo. Devo solo potenziarla. C'ho una persona che mi ha detto tramite su Discord, mi ha detto mi hai portato fortuna, stavo guardando il tuo video, ho rollato per l'arma, mi sono uscite due armi. E sono stato contentissimo questa cosa, spero di avergli proprio almeno rallegato una parte della giornata, sinceramente, una cosa del genere. Anche se è strano che porti fortuna io. E sì, i talenti, vabbè, ovviamente. Io vedo gente che c'ha tutto al massimo, non so come faccia. Considerando che il boss si possa fare una volta alla settimana, anche se ti droppa due o tre cose, comunque sono tante le condizioni. Dunque, allora, cosa ci aspettiamo? 4.7 abbiamo Clorinde, Sigewinne, Setos, eccetera, eccetera. Quindi, lì bisogna più che altro capire dove vogliono andare a parare. In teoria, stiamo andando per la 5.0, quindi tecnicamente, sottolineo, tecnicamente ci starebbe benissimo, o meglio, ci dovrebbe essere un interludio. Non sto seguendo i leak, non sto seguendo niente, però ci dovrebbe essere un interludio. Quindi in teoria dobbiamo vedere cosa scopriamo di più grazie al fattore che siamo arrivati a Fontaine. L'ultima volta l'interludio non c'è stato molto, perché alla fine della fiera l'interludio era per far integrare Wanderer, alla fine, per dire, ehi, Wanderer adesso è Scaramouche adesso è Wanderer, quindi
diciamo questo interludio per far sì che c'è una via di mezzo, aggiungere anche un boss. Cosa che è già successa nel secondo boss di Fontaine con Arlecchino, quindi mi sta venendo il dubbio che l'interludio potremmo non averlo, però è difficile che non ce l'avremo. Però forse potrebbero inserirlo in maniera del tipo qualcosa di più ancora antico di Fontaine. Anzi, non ancora antico, ma più che altro qualcosa di antico, ma, no, ma moderno, nel senso qualcosa legato alla società di Fontaine, più che altro. Quindi, boh, qualcosa a che fare con Clorinde e l'ordine di cui tecnicamente fa parte, ma che non fa parte dell'ordine perché l'ordine è sparito o è finito, e lei è tipo l'ultima. Non lo so. Cioè, i Marius Phantom dovrebbero essere. Hunter dovrebbero essere quest'ordine. Tipo, sì, è una cosa tipo la Bloodborne, credo. Che però non c'è più perché lei è l'ultima. Quindi, in teoria, potrebbero fare una cosa del genere. Non sarebbe una cattiva idea. Però, cioè, farci un interludio su quello sarebbe più una story quest, più che altro. Per quanto riguarda Sumero, poi abbiamo ovviamente Setos di Sumero. Bisogna vedere quanto ha importanza Setos. Purtroppo Setos. Oh, c'è una cesta. Setos al momento. Guarda quanto cazzo ho laggato, sono da sinistra a destra. Setos al momento non sappiamo nulla perché la story quest di Sinnoh non c'è ancora. Quindi bisogna aspettare che la story quest di Sinnoh arrivi. Mancherà poco, penso al prossimo. Quando cambia la patch, quando cambia il banner, arriverà anche quella. Questa patch è odiata da tutti praticamente, dalla maggior parte delle persone, perché veramente tra gli eventi e altre cose, veramente non non gli eventi più amati, sinceramente, anche da me per esempio. Io sono una persona che ha detto, cioè Wind Trace non ci gioco, rinuncio a quelle di Primogen. Ovviamente si tratta di. Come potete vedere, io non mi sto muovendo perché no, mi lagga tantissimo. Quindi mi rinuncerò tranquillamente a quel, come dicono, come hanno detto alcuni su Twix. Sì, lo so che X non è un buon mezzo di né comunicazione né metro di giudizio, in effetti. Per sentire come cosa ne pensa seriamente la gente, però è una cosa personale, è una considerazione personale. Considerazione personale. Quindi. Diciamo che sì, relativamente dicevano per due wish non se ne parla proprio per perdere tempo a fare quell'evento. E in effetti è vero, sì. Sinceramente parlando, non è un evento così tanto amato di quanto dicono. Io non l'ho amato né all'inizio né quando arrivo dopo. Non parlare del coso ri del ritmo, ma quello del ritmo non è male. Peccato che io faccia schifo nei ritmi in game, quindi anche qui si potrebbe andare per Nathalon, in effetti. Peccato che faccia schifo i ritmi game, quindi. Già. Per fortuna però hanno abbassato la difficoltà del tipo: non ti serve per forza fare il massimo del punteggio nella difficoltà alta, quindi. Ci sta. Quindi, al di fuori, parlando sempre, torniamo sempre parlando di Sumeru. Nella 4.7 potrebbe tornare magari un evento di Sumeru, se non stiamo parlando già dell'evento estivo. L'evento estivo potrebbe essere nella 4.7 o nella 4.8. Questa è la previsione che faccio perché comunque stiamo andando a giugno per entrambe per quella patch stiamo andando per la patch 4.7 stiamo andando a giugno, quindi insomma, sta venendo a tossire, non voglio tossire. Farò così. Quindi bisogna vedere come vogliono gestire la cosa adesso della patch. Quindi o ci abbiamo un interludio o ci avremo comunque un evento che dovrebbe tecnicamente darci qualcosina, considerando quanto relativamente abbiamo pullato per Arlecchino. Anche perché alla fine della fiera, se non fosse stato per Arlecchino, penso che questa patch comunque non sarebbe stata granché. Sarebbe stata forse skippata da molti, in effetti. Io ho pullato per Arlecchino, ma dopo che ho scoperto con Clorinde ho detto forse era meglio che non pullavo per lei, anche perché relativamente parlando, non sono un fan di come si è unita al protagonista e della sua storia, che per quanto la maggior parte delle persone ami quella sua storia, l'ho trovata abbastanza banale. Cioè, non è che banale, è troppo easy da capire. Cioè, era chiaro che si sarebbe scoperto cose, ma quella
Quello è un altro motivo e ha a che fare con la storia questa, e non scendo nei dettagli perché mi sarei da averli già parlato, se no non ne ho parlato. Ciccia, semplicemente è colpa del fattore che gli sviluppatori hanno rilasciato il corto animato prima della patch. Avrebbero dovuto lasciarlo dopo la patch, dopo l'uscita della patch, per infatizzare di più Arlecchino. Quindi o abbiamo un altro evento di Sumero del tipo la coppa dell'Accademia, coppa delle case là. Però dall'ultima volta abbiamo avuto il fattore che il premio della coppa non c'è più perché è stato distrutto, quindi potrebbero non farlo più una cosa del genere, ma potrebbero comunque inserire un evento di Sumeru. È tanto che non ci torniamo, quindi probabilmente o evento estivo o evento di Sumeru. Dopotutto c'è un nuovo personaggio, un motivo per giocare il nuovo, per prendere il nuovo personaggio, per incontrare il nuovo personaggio al di fuori della story quest design, la devono dare. E anche da un po' che non esce Nilu, in effetti. Non ci sto a pensare. L'ultima volta che c'è stata Nilu, quando è stata? Nilu mi piacerebbe averla, in effetti, come personaggio. Però vabbè, non riuscirò mai a prenderla ormai. Non c'ho neanche Piti. Quindi penso che la prossima patch per me sarà una totale raccolta. Proprio in generale. Dopodiché parliamo di dopo questa qua che deve venire a 4.7. Allora, se non c'è stato già l'evento estivo, ci sarà ovviamente l'evento estivo. È capace che ci sia sia l'evento estivo che l'evento di Sumeru tutto insieme. Ci potrebbe sta, se la mappa dell'evento estivo non è enorme, però insomma, bisogna vedere come si gestiscono la cosa. Lontano da quello, probabilmente arriveremo che ci avviamo un'altra patch tra luglio, nemmeno luglio, perché alla fine prima dopo luglio, su agosto e settembre. Probabilmente, sottolineo, probabilmente se non siamo già andati nella 5.0, abbiamo avuto lo sneak peek nella live dell'evento 4.7 e quindi potremmo avere magari, che ne so, un early banner di qualcuno di Natalan per specificare, eccetera, eccetera. Sarebbe bello se facessero come hanno fatto con Tinari, solo che non l'hanno fatto in Fontaine, mi ha fatto un po' incazzare, che il primo personaggio di Natalan te lo diamo gratuito. Cioè, te lo diamo nel banner base. Però la maggior parte delle persone non vuole più roba nel banner base perché dicono che già c'è sta troppa e in effetti hanno ragione. Però, Natalan, cosa voglio Natalan? Allora, mappa, voglio una mappa bella. Siamo in una zona che è simil Centro America barra con un po' di Africa, da quello che ho capito. Voglio una terra non arida, ma che sia, come si dice, barren? Non è arida. Sì, tecnicamente barren è arida, ma voglio una terra che si sente, che si vede che è una terra sempre piena di combattimenti, che è un po' sempre, c'è un po' di distruzione un po' dappertutto, che è rudimentale, nel senso che la gente, non ti dico selvaggia perché è un insulto o qualcosa, ma ti dico del tipo è molto legata alle tradizioni, alle cose antiche, sciamanesimo, cose così. Le tribù, quanta importanza danno alle tribù, i Sauri, voglio vedere una razza di Sauri, voglio vedere che sono in realtà i draghi, in realtà, secondo gli artefatti. Io voglio, oh, Universe, guardami, guardami, guardami. Io voglio dei personaggi draconici, nel senso che ci abbiano, ovviamente sì, ovviamente li farai per forza umani, perché purtroppo il tuo paese non li prende bene, purtroppo, il fattore di fare delle razze diverse. Già tanto che ti hanno fatto fare Kirara, ma tecnicamente lei è abbastanza comprensibile il suo design, perché dicono è una nicomata, cambia forma. Quindi loro ti dicono ok. Però voglio dei personaggi draconici. Non ti sto a dire che devono avere per forza le ali fuori subito. Che devono avere le ali. Devono spuntare delle ali dalla schiena. Anche se sarebbe interessante come idea. O delle, cioè, corna, code, code, code. Code, code dei rettili. Rettili, voglio rettili, voglio rettili. Non ti sto a dire che voglio una lamia, porca idea di Dio. Voglio un dragone. Un dragone. Cazzo si chiamano? Dragon King di D&D o di Baldur's Gate. No, 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 no. Voglio cose così. Anche se sarebbe interessante un personaggio che si trasforma temporaneamente in un Dragon King. Quindi, insomma, voglio queste cose. Voglio tanto sull'ambiente, voglio soprattutto. Ma anche perché tu l'ambiente lo sai fare. In Genshi hai deciso di lavorare più sull'ambiente. Vai, ti do fiducia sull'ambiente. Fallo. Perché per questo a me piace come gioco. Non per. L'ho mancato. Shit. Non per
non solo per tutto il resto, ma anche per, semplicemente per l'ambiente, perché lo sai fare l'ambiente, quindi fallo. Te la do la fiducia. Anche se potresti lavorare su alcune cose altre, devi lavorare anche su alcune cose. Però non scendo così così. Quindi insomma dobbiamo vedere Natlan. Per quanto riguarda la story quest di Natlan, allora, prima che si apra questa discussione con magari con qualcos'altro, capitano, sappiamo capitano è lì, quello dei Fatu eccetera eccetera, questo è uno spoiler però sappiamo che è lì. Non voglio, tanto sappiamo entrambi, sappiamo tutti che il protagonista non ce la farebbe mai ad affrontarlo, soprattutto è quello che tutti pensano ormai sia il numero uno, e stando alcuni alcune persone su YouTube, capitano sarebbe il prossimo personaggio dei Fatu che si dovrebbe unire. Anzi no, ci avremo anche Columbina, le cose. Anzi no, ci avremo pure, no, probabilmente non ce li avremo tutti questi Fatu, ragazzi. Mi posso predire uno split, magari, che si crea una fazione dove alcuni sono non fedeli al protagonista, ma hanno un'agenda loro di fuori di Fatui. E insomma, cioè, sarebbe bello se riferissimo di tornare Tartaglia e fare uno scontro contro Capitano per vedere del portarsi tipo al suo potenziale massimo, o una cosa del tipo, che la persona che deve raggiungere il suo potenziale massimo, la sua, al fine del suo viaggio, la sua fine della sua guerra, della sua battaglia, sia Capitano, quindi finisce Capitano, sparisce il primo Fatu. Cazzo ne so, non è il primo Fatu nel senso primo nel ranking, intendo, però ovviamente sta cosa ormai, anche se è quello che tutti si stanno lamentando, sì, il protagonista non ce la fa, non ce la farà a combattere contro Capitano, perché lui sta ancora facendo il viaggio, non ha ancora capito il tutto, non ha ancora accettato la maggior parte delle cose, secondo me. Il protagonista in questo gioco è uno di quei classici protagonista dove neanche ci dovrebbe essere tecnicamente, visivamente, il protagonista, neanche dovrebbe essere giocabile. È uno di quei classici gacha che c'è il protagonista dove parla, eccetera, eccetera, ma che alla fine della fiera di importanza pesante non ce l'ha. Sono più i personaggi, mentre in Genshin Impact io ho sempre pensato che non è la cosa più importante, il pezzo più importante della narrativa del gioco non è i personaggi, ma è il mondo dove vivono i personaggi. Difatti siamo sempre visti facendo un viaggio nel Teyvat col protagonista per vedere e scoprire le cose del Teyvat che ci sono. E poi chi lo sa, magari arriveremo al momento in cui ci avremo probabilmente il celestiale, l'elemento celestiale abissale, e il protagonista finalmente raggiungerà livelli massimi. Anche se sono piuttosto sicuro che avremo il secondo, l'altro protagonista come giocabile prima o poi, ma non so se avremo tipo la cosa del tipo lei sarà abissale e lui sarà celestiale. Non lo so, non voglio fare domande. Non voglio fare assolutissimamente delle ipotesi adesso. Dunque, cosa c'è rimasto di cui parlare? Sinceramente parlando, l'Arconte, ovviamente, perché io probabilmente a un certo punto della di coso io mi fermerò totalmente da pullare qualsiasi cosa per 4 mesi. Due patch, non pullerò niente, anche perché non saprò, cioè non sappiamo se l'Arconte è comunque sarà giocabile. Considerate questo, Furina era l'Arconte, tecnicamente sì, è uno spoiler, però Furina era l'Arconte tecnicamente, però ora come ora lo è diventato Nuvilet, tecnicamente l'arconte del coso, nonostante non si usi la parola arconte con lui, quindi insomma devo aspettare la storia, perché l'ultima volta mi sono fatto fregare, ho detto cazzo devo prendere Nuvilet invece di Furina, contentissimo di Furina lo stesso però, ovviamente, però potevo prendere Nuvilet, non l'ho preso nel banner scorso, però vabbè. E queste sono le varie cose che devono vedere. Semplicemente per quanto riguarda personaggi aggiuntivi, abbiamo il... Dicono che è una... Usiamo la parola elfo, ma non sappiamo il nome della razza in effetti. L'elfo di Natlan, che è presente nel trailer del Teyvat. E poi non sappiamo nient'altro al momento. C'è uno solo di personaggio che è stato leakato molto tempo fa. Non è che tempo fa, 2 mesi fa, 4 mesi fa, che era su di Mostad, però era la diagona di Mostad, e penso che quel leak fosse veramente falso, oppure semplicemente Oliver si è fatta rose finalmente il culo e ha detto
No, adesso l'avete visto col leak, adesso non lo possiamo, non lo facciamo uscire più. E quindi dico, lo facciamo uscire più tardi, quindi una cosa del genere. Boh. Allora, primo devono finire gli archetipi. C'è ancora l'archetipo di Claymore con l'Hydro che non è stato ancora creato. Quindi io voglio quell'archetipo lì. Intanto. Pensavo sarebbe stata l'arconte di Fontaine con la Claymore e l'Hydro, invece no. Quindi sì, devono finire gli archetipi. Magari rinnovare alcune cose per quanto riguarda gameplay. Non ti dico che devono andare a parare sulla la pittura per forza di guerra. Che non lo sa, c'è stata la teoria mia praticamente. Perché quest'arma qui del Battle Pass è legata a Natlan. E c'è sta cosa che se tu sei affetto da Pyro ti aumenta l'attacco, se sei affetto da altri elementi ti aumenti i danni bonus, ok? Ok, innanzitutto qua dice anche se sei subisci anche dendro. Quindi vuol dire che ti devi dare fuoco tecnicamente, perché l'unico effetto che subisci col dentro è o spread o catalyze, una cosa del genere. Però dice, io ho fatto l'ipotesi del tipo, questa sarà forse la, diciamo, meccanica di Sumeru, di Natlan. Però ho detto vabbè, boh, non potrebbe essere. Però ci potrebbe stare come idea, magari vari personaggi che si devono mettere i colori di guerra addosso, che sarebbero gli elementi, per rendersi più potenti o per attivare gli effetti. Sarebbe interessante, però Bennett sarebbe tipo OP in questa situazione, perché relativamente parlando, se tutti prenderebbero più attacchi se c'hanno il Pyro, Bennett sarebbe OP perché si auto-infligge il Pyro a tutti con la sua burst, quindi boh, chi lo sa. E niente, questa è la responsabilità. Sì, ho parlato a vanvera come al solito, ma mi conoscete, sono logorroico per quanto riguarda alcune cose. Niente, ci vediamo al prossimo gameplay, fase migliore della posta. Ci vediamo ai prossimi video, ragazzi. Vi ricordo che Gippa Dalmas può cambiare il mondo. Posterò questo video probabilmente il giorno stesso in cui lo registro, poiché, ripeto, non avrò possibilità di fare nient'altro durante forse i primi 3-4 giorni della settimana. Dipende da quanto rapidi e efficienti sono a fare i lavori. Quindi, chi lo sa. E niente, ci vediamo al prossimo, ragazzi. Vi ricordo che Gippa Dalmas può cambiare il mondo. Bye bye.